Democrazia in Europa, fine corsa o nuovo inizio? Nuovo inizio. Fine corso. End of the race. Nuovo inizio. E fine corso. Nuovo inizio. L'Europa si trova a fronteggiare una battaglia per la democrazia che viene combattuta in larga parte nel mondo digitale. L'avvento dei social network ha creato nuove arene politiche in cui il concetto di democrazia è assai più fluido. Il web e i social media possono ritenersi degli strumenti utili per le nostre democrazie europee? Il punto di partenza deve essere quell'identità collettiva caratteristica dei social media, che mette insieme culture e idee differenti. Sicuramente la democrazia europea è influenzata dalle tecnologie. I social media infatti oggi hanno ribaltato totalmente il modo di fare politica. Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp e tutti gli altri social media, mentre hanno dato la possibilità a molte persone di esprimersi e di informarsi liberamente, dall'altra hanno concesso il potere a molti enti di andare a diffondere false informazioni online. Le fake news influenzano i risultati elettorali, mentre i social media sono spesso utilizzati per veicolare messaggi di odio e discordia. Le fake news sono un grosso ostacolo per la realizzazione di quella che è una vera unione di cittadini. Digital technologies and social media also hide major risks such as disinformation and polarization that could lead to a post-truth society. Bisognerà sicuramente promuovere un'informazione che sia davvero pluralistica, affidabile e trasparente. L'Unione Europea dovrebbe aumentare gli investimenti in istruzione e competenze, incentivare l'istituzione di autorità statali garanti nei social, come proposto in Francia. Come possiamo rafforzare la democrazia a livello europeo? Attraverso un processo di integrazione orizzontale. No EU member state can do this alone. And cooperation will be crucial for a new democratic beginning. Quello che serve adesso è un'Unione Europea anche politica. Essere in grado anche di presentare contronarrativi a livello politico capaci di trasmettere con efficace persuasione valori quali libertà, uguaglianza e rispetto dei diritti umani. La nostra democrazia non è in pericolo, ma è sicuramente soggetta a nuove sfide. Ciò che occorre è un progetto del tutto nuovo, che segua la modernità nei mezzi, ma che sia fedele ai temporali principi di uguaglianza, democrazia e libertà.